Sono nato per questo, sono la voce della città, e quindi muoio per questo. Ho bisogno di un caffè, si sa? Si sa? Che crack voice ho avuto, Madonna. Buongiorno a tutti ragazzuoli, io sono Axan e benvenuti in questo nuovissimo Daily Fucky Vlog. Oggi signori è martedì, siamo appena svegli, sono le 10, sono stracontento del fatto che mi sia svegliato così presto e anche del fatto che stia facendo un video appena sveglio come vecchi tempi, quindi sono stracontento di questa cosa. Voi come state? Spero tutto bene ovviamente, mi pigli un attimo il caffè, arrivo subito. Allora, signore, oggi sto facendo un po' avverare questa piccola mia routine, diciamo. Sto cercando di far avverare questa mia piccola routine, cioè di svegliarsi comunque ad un orario umano, quindi 9 e mezza 10, sono esattamente 10 in punto, cioè un po' 10 spaccate, mi sono svegliato. Anche perché mia madre mi ha svegliato anche in maniera abbastanza brusca, perché doveva andare in comune a fare delle cose, mi ha svegliato in maniera abbastanza pesante, ecco perché non ho risposto al telefono, quindi mi ha ucciso l'anima. Perdonami mamma, ma non tengo il telefono con la suoneria, effettivamente errore mio questa volta, perché dovrei tenere sempre il telefono con la suoneria prima di andare a letto, perché metti caso succede qualcosa, c'è la vibrazione, non sento un cazzo, ecco, almeno con la suoneria mi alzo. E infatti l'inculata dell'iPhone, ho notato che a me non è partita, cioè io avevo messo due sveglie appunto 9:30 10, il problema è che non avendo messo la suoneria mi partivano solo con la vibrazione e quindi un po' sbatti, un po' così, Apple, qua non ci siamo, mi devo ricordare di mettere la suoneria, non va bene. Con Samsung invece bastava che mettevo la sveglia e mi partiva la canzoncina. Cioè, e poi mi usciva DJ Khaled che mi ballava addosso, ecco. Caffè appena sveglio, mi ha stomaco vuoto, proprio il male fisico. Piccola info, signori, appena io staccherò questo video e lo andrò a editare e lo caricherò, quindi appena questo video sarà caricato, molto probabilmente mi troverete in live sul magico sito Viola, perché appunto oggi è uscito Wukong. Quindi vuol dire che lo giocheremo tutto in live, come avevo preannunciato ovviamente, e dato che è un gioco che non dico che lo aspetto da tanto, perché non ero, cioè, no, non ero in hype come sono con altri giochi, però comunque un gioco che mi ha abbastanza affascinato e che mi ha, diciamo, interessato abbastanza, quindi lo porteremo comunque tutto in live. Quindi sono anche contento del fatto di essermi svegliato presto. Comunque almeno riesco a fare un po' di contenuto in più, nel senso che se riesco a svegliarmi appunto al mattino, riesco a fare il video, editarlo istantaneamente, così poi riesco a caricarvelo abbastanza presto e riesco a magari fare altro nel pomeriggio. E questa non sarebbe una brutta routine comunque, cioè io me la vedo abbastanza, comunque alla fin fine sono gli orari di lavoro che avevo prima, però appunto messi su me stesso. E non sarebbe male. Comunque, piccolo fun fact: in questi giorni ho provato a rigiocare a Minecraft. Più che altro perché i miei amici hanno preso un server con le mod, con delle mod abbastanza importanti. Adesso non mi ricordo come si chiama bene la mod, quindi non chiedetemelo. Vabbè, se me lo chiedete sotto nei commenti vi risponderò ovviamente. Ma è una mod, quella dove tutte robe meccaniche con i cavi, motori, robe strane. Però versione Skyblock, se vogliamo dire così. Ho provato a rigiocarci perché comunque ogni tanto Minecraft ci riprovano. Però io se appunto ci gioco principalmente per costruire, insomma, più un tipo da vanilla più che da tech kit, robe strane. Ho preso una testata, patata, più che robe strane. No, io voglio il Minecraft vanilla chill, dove nessuno mi deve rompere le balle. Non ho bisogno di fare motori, robe strane. Mi costruisco la mia casetta di merda, di terriccio e merda, e sono a posto. Non mi serve tantissimo nella vita alla fin fine per fare sta cosa. È molto abbastanza del chill. Infatti, cioè, ho giocato un pochino ieri, ho anche streamato Minecraft un'orettina più o meno, poi ho chiuso perché dopo un po' mi rompevo i coglioni, sincero, non avevo proprio più voglia di star lì a dover costruire, a dover fare. Non è più un gioco che fa tanto per me, ho giocato un bel po' da piccolo, quindi Minecraft è stata una gran parte della mia vita, però penso che ormai
non vada più bene, ecco, come cosa. Ho voglia di bere un succo. È un periodo che anche tipo l'altra, una mattina sono andato fuori con una mia amica a fare colazione al mattino, ok? Una di quelle rare mattine dove mi sono svegliato presto. E mi è trovata questa grande voglia di bere dei grandi succhi, ma tipo succo d'albicocca, succo da pesca, roba di questo tipo. E io è una cosa che avevo abitualmente, no? Il fatto di prendere il succo e comunque berlo ogni tot, bla bla bla. E poi, non so per quale ragione, ad un tratto ho perso questa abitudine. Come a volte mi succede, prendo magari qualche alimento per tot, tipo anche l'arancia rossa, che io amo. A me piace un botto l'arancia rossa, che sia chiaro. Per un periodo l'ho bevuta un casino. Poi, da un giorno all'altro, pam, smesso di bere completamente l'arancia rossa. Ma non so per quale ragione. Non è che dici mi è iniziato a schifare o comunque ne ho bevuta così troppa che dopo un po' mi fa schifo, no? E dici vaffanculo, non ne voglio più bere in vita mia. No, completamente a caso ho smesso completamente il circolo vizioso dell'arancia rossa e del succo. Comunque sì, il succo, adesso me ne prendo un goccino di succo d'albicocca perché è buono in culo, ragazzi. Poi boh, il succo ha proprio quella consistenza dello grado buono in culo. Poi non so se effettivamente mi cagherò addosso. Vabbè, vediamo. Mi sento proprio al bar alle 8:30 del mattino con la mia sigarettina e la broccia al cioccolato col carotto qui imminente. Che proprio come sta a Brian, ma che cazzo stai facendo? Fermati immediatamente e piglia, boh, che ne so, ma non lo so, sono mezzo incoglionito la mattina, sparo un botto di cazzate. E va bene così! Ragazzi, io non so altro che dire per stamattina. Fate che iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, seguitemi sul sito Viola e anche su Instagram. Perché non mi seguite su Instagram? Ai, vi prego, ho bisogno di stare di follower. Ecco, non ho bisogno di salire di follower, è una richiesta ovviamente che si fa perché sono tutte quelle prassi lì che si fanno, no? È come quando vai è come quando vai al supermercato e c'è la cassiera che ti chiede se vuoi la busta o meno per la tua spesa, anche se hai due robe. E lui ti può dire sì o no, ecco, cioè la prassi, diciamo una cosa normale, ecco. Quindi vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel mi piace, di seguirmi su Instagram e anche sul sito Viola. Ci vediamo domani, ragazzuoli. Anzi, ci vediamo dopo, perché se venite appunto sul sito Viola, mi vedete anche dopo. E così mi fate un bel saluto. Link in descrizione. Ciao, amichetti. Ciao, voglio bene, un mondo di bene, ciao.